Benvenuti a un nuovo video di Sistemista Italiano, buonasera a tutti quanti. Oggi corto di sistema. Andiamo a vedere una piccola applicazione Linux, poi la vedremo anche su Windows, per mettere in ascolto una porta TCP e quindi poi provare un telnet da un'altra macchina. Andiamo al problema. Allora, il problema qual è? A volte capita che fate delle macchine nuove, aprite la porta sul firewall, però magari, che ne so, dovete aprire una porta, tipo la porta 80, la porta 8080 di Tomcat, e poi l'aprite magari sul firewall della macchina, oppure sul firewall perimetrale, se c'è. E poi volete provare se effettivamente l'apertura della porta funziona, quindi se effettivamente dall'esterno riuscite a collegarvi a quella porta. Dovreste fare un telnet su quella porta. Il problema qual è? Che se non c'è l'applicazione in ascolto su quella porta, anche se il firewall è aperto, il telnet vi fallisce. Quindi sì, è vero che c'è una differenza tra porta chiusa e porta aperta, ma nessuna applicazione in ascolto. Però per avere la certezza matematica che quella porta sia aperta e che il firewall vi faccia passare, col telnet dovreste avere la famosa schermata nera col cursore. Quindi, non avendo l'applicazione, perché magari gli sviluppatori o chi è addetto a installare quell'applicazione non ha ancora installata o si pianifica l'installazione dopo qualche giorno, chiaramente voi avete aperto la porta sul firewall, ma non avete la certezza che funzioni effettivamente la connessione, perché ci possono essere mille altre cause. Allora, esiste una mini applicazione su Linux, che c'è anche su Windows, è stato fatto il porting, che vi consente di mettersi, cioè si mette in ascolto sulla porta che dite voi, come se ci fosse veramente l'applicazione, dopodiché dall'altra macchina fate un telnet su quella porta, su quella macchina, su quella porta, e vedete se effettivamente sta funzionando. Andiamo quindi alla soluzione. Ok, io qui ho le mie due solite macchine. Questa è 192 come indirizzo IP, questa è 1160 come indirizzo IP. Facciamo che dalla 192 dobbiamo connetterci sulla porta 80 della macchina 1160. Quindi innanzitutto, anzi no, mettiamo un'altra porta, perché su questa macchina c'è Apache, quindi anche se lo stoppiamo comunque mettiamo una porta qualsiasi, la 6692 per esempio. Quindi se io faccio un ping da questa macchina su verso questa, prima vediamo se la connessione effettivamente funziona, quindi il ping funziona. Se io faccio un telnet 192.168.1.160 sulla porta 6692, il telnet non c'è, quindi devo prima installarlo. Ok, andiamo a rifare il telnet, vedrete che mi dice connessione rifiutata. Allora, infatti, netstat meno taupen pipe grep 6692, qui non c'è niente in ascolto su 6692. Allora andiamo a installare qui un'applicazione che si chiama netcat, quindi yum install nc. Ok, è già installata in questa macchina. A questo punto andiamo a fare nc -l la porta 6692. Come vedete rimane in ascolto e in attesa di connessione, infatti non avete il prompt. Rilanciamo il telnet e come vedete sono connesso. Connected 192.168.1.160, escape character. Ora se io da qua mi scollego, vedrete che effettivamente anche da qua poi la connessione cade. Questo è il bello, che potete mettere in ascolto su qualsiasi porta. 3433. Ora riproviamo 6692, vedrete che connessione rifiutata, perché chiaramente di là abbiamo spento quel servizio su quella porta, l'abbiamo acceso sulla 3433 e siamo di nuovo connessi. Quit. Ed ecco un sistema veloce per provare l'apertura delle porte tra una macchina e l'altra. Ora andiamo a vedere la stessa cosa su Windows. Eccoci, andiamo a collegarci alla macchina Windows. Dopodiché andiamo a scaricare l'utility netcat for Windows, perché c'è anche per Windows.
johncreton.org blog, comunque vi metterò il link in descrizione. Andiamo a scaricare il file zip. E salviamo. Il file è stato già salvato. Intanto ci apriamo un prompt dei comandi. Allora, eccolo qua. Decomprimiamo il pacchetto. Password NC. Bene, adesso andiamo su dentro la cartella dove abbiamo scaricato il pacchetto, se no lo dobbiamo mettere l'eseguibile in CWindows 632 così ce l'avremo sempre disponibile. Ok, entriamo nella directory appunto ncc, dopodiché lanciamo il comando che è leggermente diverso, nc-l-p6623 ad esempio. Ok, adesso siamo in ascolto sulla porta 6623. Dobbiamo ovviamente conoscere l'indirizzo IP di questo server che è 1.120 e andiamo a fare un telnet sull'IP. Ok, telnet 102.168.1.120 sulla porta 6623. E come vedete sono connesso anche alla macchina Windows. Ora, se io qui faccio il quit della connessione, anche di qua sono uscito su Windows dal listening. Andiamo quindi alla soluzione. Eccoci qua. Siamo riusciti appunto a mettere in ascolto una porta su una macchina Linux e su una macchina Windows, e dall'altra macchina siamo riusciti a fare il telnet verso quella porta, quindi senza dover necessariamente installare l'applicazione che veramente poi andrà a funzionare su quel server. Abbiamo subito provato se effettivamente la porta sul firewall aperta sta funzionando oppure no. Io vi ringrazio per aver visto questo corto, vi invito a mettere un mi piace, a condividere il video, a iscrivervi al canale e a ricordarvi che senza sistemisti l'informatica non funziona. Al prossimo video!